Allora, sono qui con SolidWorks e ho visto nel video precedente, ho fatto vedere come si può creare una design library inserendo anche dentro, che porti dentro anche un'immagine. E oggettivamente questo ha il suo perché. Però stavo pensando, rivedendo il video, ho pensato, ma a questo punto mi conviene separare la lavorazione dall'immagine, perché l'immagine fa mettere qua i suoi utensili che fanno quell'operazione, a mio avviso è interessante, però è più flessibile averlo staccato. Allora ho detto perché, come faccio a creare un blocco? Uso i blocchi, no? Cioè, tanto saranno solo sulla messa in tavola, mi conviene usare i blocchi. Dunque mi sono creato un blocco, ok? E dunque questo qui io lo inserisco dentro e posiziono, posso mettere quanti utensili voglio. Poi qua, come qualsiasi cosa noi sappiamo, posso aumentare il blocco, ok? Posso diminuirlo, posso girarlo, ok, come voglio, ok? Posso anche posizionarlo dove voglio. E dunque è grande flessibilità, posso anche esploderlo e così via. E dunque questo qui poi lo trascinerò dove voglio io, ok? E lo posso ingrandire come quando voglio. A questo punto altamente flessibile. Allora, e dunque a questo punto qui conviene crearsi tutta una serie di librerie degli utensili. A questo punto uno se li inserisce dentro e oggettivamente prende subito il ciclo di lavoro, ok? Senza dover scrivere che diventa molto immagine rossa, verde, così via, colorata. Per me prende. No, in SolidWorks non si può far diventare un'immagine in blocco. In realtà nelle versioni 2005-2006 sembra si potesse, poi è stata una cosa che è impossibile con le versioni successive. Ho visto una richiesta da parte di un disegnatore americano che chiedeva questa cosa qui, però non si può. C'è la richiesta ma non l'ha mai fatta. Allora a questo punto come ho fatto a creare questo blocco lo farò vedere nel video successivo, in modo molto semplice, anche se in pratica copio l'immagine, ok? Comunque nel video successivo farò vedere, però quello che volevo sottolineare è fantastico, cioè nel senso io adesso posso crearmi tutti gli ISO. Posso crearmi la punta del trapano, questi qua, e dunque farò vedere anche questa cosa ai miei alunni. Certo, a questo punto uno potrebbe dire, quasi quasi, mi creo anche. Dopo bisogna vedere, io lascio libertà a ognuno, si può creare in 3D come si può creare invece in 2D. Con queste che mi sono creato la contropunta, così via. A questo punto io potrei anche, invece che crearmela, fare dei blocchi. A questo punto però la sonometria diventa più difficile, dunque un ciclo di lavoro tradizionale, in bidimensionale. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.